Ci troviamo qui nella chiesetta o cappella del Palazzo Ducale di Venezia, di fronte a una scultura straordinaria, di grande interesse, ma un'opera anche che è stata molto discussa dalla storiografia, un'opera per certi aspetti problematica. Un'opera che reca con grande evidenza nel piedistallo, nello zoccolo che la sorregge, una firma in latino. Opus Iacobi Sansovini Florentini, quindi un'opera apparentemente firmata da Jacopo Sansovino, una Madonna col bambino sostenuta da, attorniata quasi potremmo dire, da quattro allegri, un po' birichini anche, angioletti, che le alzano, come dire, la sostengono quasi e le alzano la veste. Questo ambiente in origine era la cosiddetta sala delle teste, un ambiente dove erano conservate la collezione di sculture antiche, in particolare le teste antiche donate dal cardinal Domenico Grimani alla Repubblica di Venezia alla sua morte nel 1523. Ma durante il dogado del doge Pasquale Cicogna, tra il 1585 e il 95, la sala delle teste viene trasformata completamente. E viene realizzata questa cappella, che ancora oggi in parte conserva il suo aspetto tardo cinquecentesco, nonostante poi tutta una serie di aggiunte settecentesche che oggi non vediamo. È in questo momento, probabilmente intorno al 1593, che il doge Cicogna, appunto, incarica l'architetto Vincenzo Scamozzi di realizzare l'allestimento per questa Madonna. Ed è un'edicola, un allestimento, vorrei definirlo quasi museale, straordinario, straordinariamente sofisticato e straordinariamente ricco. Vedete, c'è tutta una grande inquadratura di marmo, in cima al frontone campeggia lo stemma della famiglia Cicogna e la Madonna è proprio accolta in questa edicola molto profonda. Caratterizzata da una inusitata veramente ricchezza decorativa. Ci sono queste colonne in breccia grigio-rosa, ci sono queste straordinarie bellissime colonne in serpentino, in marmo verde, che era un marmo estremamente pregiato, e le colonne e le paraste sono ornate da capitelli corinzi di bronzo, quindi molto preziosi. Naturalmente in generale l'ordine corinzio, si sa, era l'ordine che era associato con le divinità femminili nell'antichità classica e quindi anche nei tempi moderni era associato con la Vergine, per cui diciamo c'è una scelta anche qui molto calibrata dell'ordine architettonico. E un bellissimo fregio appunto pulvinato, cioè questo fregio bombato sempre in marmo verde di Grecia, e tutto il fondo della nicchia e anche la calotta del catino è di pietra di Paragone, cioè di pietra nera, destinata quindi una pietra e una serie di colonne sfarzose, ma anche che sono destinate a riflettere in maniera mirabile in qualche modo la luce di questo ambiente. E quindi un progetto veramente calcolatissimo, di straordinaria raffinatezza, che ha, come dire, vorrei dire, il suo culmine, il suo vertice nella apertura di due piccole finestrelle nello spessore della muratura tra la prima serie di colonne in verde e la seconda serie di colonne in breccia grigio-rosa. Sono due piccole finestrelle da cui penetra la luce naturale, una luce appunto che dà appunto, tra virgolette, questa sorta di collocazione di allestimento museale alla scultura, ma anche che dà una, come dire, una forte aspetto legato alla spiritualità, legato alla luce in qualche modo divina che entra, alla luce del sole che entra naturale e come delicatamente si posa sulle pieghe del marmo, sulle intagli anche profondi della scultura marmorea. È veramente la prima volta, forse, nell'architettura che viene fatto un uso così sofisticato dell'elemento immateriale della luce ed è un qualcosa che in qualche modo fa di Scamozzi un precursore del barocco, di Scamozzi che è l'ultimo grande architetto della tradizione classica del Rinascimento, ma che lo rende quasi un precursore del barocco e dell'uso che gli architetti barocchi faranno della luce. Pensiamo in qualche modo che
il successore ideale di questo allestimento sarà la famosa cappella di Santa Teresa del Bernini nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma, dove appunto Bernini fa quell'uso geniale della luce naturale che proviene dall'esterno che noi conosciamo. E dunque una cornice preziosa che accoglie questa scultura così dalla storia così intricata, così complessa, ma anche così affascinante di uno dei grandissimi protagonisti dell'arte veneziana del Rinascimento. Dicono gli intendenti che quantunque cedesse a Michelangelo, però fu suo superiore in alcune cose, perciò che nel fare dei panni e nei putti e nell'arie delle donne Jacopo non ebbe alcun pari. Con ciò sia che i suoi panni nel marmo erano sottilissimi, ben condotti, con belle piegone e con falde che mostravano il vestito e il nudo. I suoi putti li faceva morbidi, teneri, senza quei muscoli, con le braccette e con le gambe di carne, intanto che non erano punto differenti dal vivo. L'arie delle donne erano dolci e vaghe, e tanto graziose, che nulla più, siccome pubblicamente si vede, in diverse Madonne fatte da lui, di marmo e di bassi rilievi, in più luoghi. Abbiamo sentito nel passo del Vasari quanto Sansovino fosse apprezzato nel Cinquecento, anche più apprezzato di Michelangelo in qualche modo per questo straordinario modo di rendere le vesti, per questo straordinario modo di rendere le carni dei fanciulli. E anche per questa sua qualità di rappresentare la femminilità in qualche modo, un aspetto che forse manca un po', diciamo, all'altro grande protagonista della scultura del Cinquecento, Michelangelo, che invece Sansovino possiede in sommo grado. Si tratta di una scultura monumentale, grande quanto il vivo, avrebbero detto nel Cinquecento, di una Madonna con il Bambino, accompagnata, la Madonna regge un piccolo libro con la mano destra e invece con la sinistra quasi abbraccia il piccolo bambino, Gesù Bambino, che si sta quasi incedendo, si sta quasi muovendo con gesto benedicente. E poi ci sono questi quattro straordinari angioletti che birichini, capricciosi, che reggono in qualche modo la figura e muovono i panni della Madonna. Questa scultura in particolare ha avuto una vicenda critica tormentata e è una scultura molto discussa. In effetti, se la osserviamo bene, notiamo, come dire, notiamo alcune parti, alcune porzioni della figura molto risolte, molto belle, tutta la parte inferiore, per esempio, questo panneggio quasi un po' pesante che avvolge, che copre, ricopre le gambe e le ginocchia e i bellissimi putti. Sono parti più risolte, si alternano a parti, come dire, meno risolte dal punto di vista della qualità scultorea. In particolare nella parte superiore le pieghe sono più rigide, sono più dure. Addirittura nella porzione immediatamente sotto quella fusciacca che è annodata alla vita, nella porzione tra subito al di sotto, vedete, c'è proprio una parte della figura della veste che sembra non risolta, non completamente finita, non completamente scolpita. Quindi sembra di poter vedere che c'è un'alternanza di mani diverse in questa scultura e una serie di documenti in qualche modo ci aiutano a capire meglio la genesi e il perché questa scultura, pur così monumentale e così bella, non appare in ogni suo dettaglio completamente risolta e non completamente autografa, diremmo noi, nonostante rechi appunto la firma di Sansovino, perché come abbiamo detto l'invenzione, l'idea che sta dietro è straordinaria, questa idea bellissima dei putti, del bambino che si muove, però l'esecuzione non è sempre al livello, come dire, di altre opere che conosciamo di Sansovino. Non c'è per me alcun dubbio che dal punto di vista della condotta, dello scalpello, potremmo dire, della qualità dell'intaglio, del modo di scolpire la figura, questa Madonna col Bambino e Angeli è
quasi una gemella della scultura della Madonna col Bambino di San Sebastiano, della chiesa di San Sebastiano, firmata da Tommaso Lombardo. E dunque possiamo essere certi che, quasi certi, che fu questo scultore, una personalità ancora da approfondire dal punto di vista degli studi, fu questo scultore, collaboratore del Sansovino, ad aiutare il Sansovino nella esecuzione di questa scultura, forse anche non portandola definitivamente a compimento, dal momento che abbiamo osservato appunto alcune parti non perfettamente finite nella figura.